Buona la prima per il neo mister Pergolizzi, subentrato all'esonerato Mosconi, che all'Avicol Stadium di Campobasso, in una partita tutt'altro che semplice, conquista i 3 punti contro un ottimo Senigallia. I lupi la sbloccano dopo solo 4 minuti, assist perfetto di Abonchelé, migliore in campo, Di Nardo è bravo di fisico a difendere il pallone e ad insaccare alle spalle del portiere. Da qui una partita molto equilibrata, dove i marchigiani per lunghi tratti hanno gestito la contesa contro il Campobasso, compatto nella difesa. Il gol della sicurezza arriva solo all'89esimo. Assist perfetto di Abreu, che smarca Lombardi solo davanti al portiere ad insaccare per il definitivo 2-0. A fine gara le interviste dei protagonisti. Io vorrei che la squadra cominciasse, ecco, a interpretare le cose in questa maniera. Se devo fare un elogio, forse in 3 giorni hanno recepito questo e si sono messi a disposizione. Però, come la disamina è giusto, la prima mezz'ora mi è piaciuta molto, la pressione, i tempi di uscita. Poi siamo, non voglio dirlo, ho avuto l'impressione, anche un po' di calo fisico, un po' di calo fisico in qualche giovane. E quindi a quel punto siamo andati un po' in difficoltà e purtroppo era troppo facile prendere 2 o 3 giovani e cambiarli. Dobbiamo stare sereni, dobbiamo dare continuità a quello che facciamo, non bisogna esaltarsi, ma neanche deprimersi. Dobbiamo avere il tempo giusto per assimilare dei concetti soprattutto. Sappiamo che quando una squadra perde palla a centrocampo in fase di costruzione lascia sempre qualche spazio dietro. Sono stato bravo ad attaccare la profondità ed è stato bravo Medì a servirmi ad andare in porta. Abbiamo fatto una grandissima partita secondo me. Sapevamo che loro erano una squadra che palleggia molto, che sa giocare a calcio. Abbiamo sofferto da squadra, tutti insieme, uniti. Anche qui si vede, secondo me, se una squadra è pronta per raggiungere quell'obiettivo. E noi siamo stati uniti nella sofferenza, abbiamo sofferto e abbiamo chiuso la partita nel finale.